Inizio bagnato per i trofei Malossi Zona Sud. Nella giornata di domenica il meteo è stato clemente durante la mattinata, dedicata alle prove ufficiali, ma nel pomeriggio è iniziato a piovere. Dunque pista allagata e condizioni di gara impegnative per i piloti, con una pioggia battente continua che ha spinto il pubblico al riparo della tribuna coperta. Ma in compenso, fra accesi duelli conditi da qualche spettacolare colpo di scena, le emozioni non sono mancate. Primo in griglia della Scootermatic Italia è Antonio Paduano, il solo che nelle prove ufficiali è stato un filo sotto la soglia del minuto 08, mettendosi dietro Del Mastro e il numero 1 Mendogo, che è il campione in carica. Completa la prima fila Olivieri, mentre nella seconda sono schierati Monaco, Sambucci, La Lingua e Melone. Allo start di gara 1 Paduano, Del Mastro e Mendogo scattano con decisione, mentre alla prima curva c'è un contatto fra Sambucci e La Lingua, ma i due sin dai primi giri dimostrano di non aver risentito dell'inconveniente. Anche Monaco guadagna di prepotenza posizioni e al terzo giro sopravanza Paduano. Appare invece poco a suo agio sul bagnato il campione in carica Mendogo, che conduce una gara conservativa e mai a ridosso dei primi. Alla fine passa sull'arrivo Paduano e poi a distanza di rispetto Monaco e La Lingua, buon quarto Sambucci, mentre Mendogo conclude quinto. La seconda finale vede partire come due razzi Paduano e Olivieri, ma quest'ultimo incorre in un errore e ne approfitta Sambucci, che si porta a ridosso di La Lingua. Intanto Mendogo è terzo, ma presto viene raggiunto e superato da Paduano, che nelle tornate successive amministra la terza posizione. A metà gara il duello fra Sambucci e La Lingua diventa un vero corpo a corpo, ma è La Lingua che durante il sesto giro perde posizioni. Intanto il numero 21, Melone, recupera dalle retrovie e si mette alle costole dei primi, ma deve vedersela con La Lingua che tenta il tutto per tutto e in chiusura di gara cerca di riprendersi la terza piazza. Nella volata finale c'è poco da fare, Sambucci tiene la testa sino a tagliare il traguardo con un buon margine sul suo inseguitore, Paduano, mentre Melone ha la meglio sulla lingua. E al numero 1 Mendogo tocca ancora una volta il quinto piazzamento. Antonio Paduano trionfa nella Scootermatic Italia. Sono partito male purtroppo per colpa della carburazione e stavo ultimo. Ho rimontato fino ad arrivare al ridosso del primo, ma lì mi sono iniziati problemi di freno e non ho potuto più attaccare e ho dovuto amministrare almeno il secondo posto e vincere questa gara qui di battipaglia. Griglia affollata con 19 partenti per la categoria Scootermatic Sud, con la prima fila occupata da un velocissimo Mastro Berti avvantaggiato su Musella, Sciarrino e Telesca, che hanno invece ottenuto tempi in prova vicinissimi. Gara 1 si apre con Mastro Berti con il numero 66, Sciarrino e Musella che si lanciano verso la prima curva. Durante il primo giro Formisano, pilota 48enne partito dalla 14esima posizione, è autore di una furibonda rimonta. La lotta prosegue serrata e alla meglio chi prende meno rischi ed evita errori e scivolate. Già da metà gara è chiara la superiorità del numero 66, Mastro Berti, autore della pole sempre al comando, che ha acquisito un netto vantaggio sugli inseguitori Musella e Formisano, ma quest'ultimo impalla e rimonta con decisione. Intanto la direzione di gara decide di anticipare la conclusione, dunque i giri scendono da 10 a 8 e nelle ultime tornate le posizioni sono già definite. Tagliano l'arrivo nell'ordine Mastro Berti, Formisano ed Esposito, seguiti da un Musella sempre molto competitivo. Alla partenza di gara 2 manca Di Sabato e non c'è nemmeno Musella. Subito dopo lo start prende il largo Mastro Berti, già vincitore di gara 1, e nelle prime tornate gli stanno dietro D'Urso, Sciarrino e Tognarelli. Poi il fondo bagnato mette in difficoltà Coviello e poco dopo tocca a Mastro Berti, che perde il comando ma non si arrende e rimonta velocemente. A metà gara Mastro Berti è di nuovo terzo, insegue Tedesca ed Esposito. È quest'ultimo che per primo entra nel suo mirino, poi sarà la volta di D'Urso. Al traguardo l'ordine è ristabilito, Mastro Berti vince, seguono D'Urso, Esposito e Tognarelli.
Enzo Mastroberti trionfa nella Scootermatic Sud. Ho preso un buon ritmo e me ne sono andato. In gara 2 sono caduto e ho avuto un altro piccolo problema, però ho recuperato. Sono arrivato di nuovo primo e ho finito sempre primo. Una buona giornata. Il corso che abbiamo organizzato oggi è rivolto principalmente ai ragazzi, ai giovani che vogliono avvicinarsi alla guida in pista, alla guida sicura e ovviamente poi alla partecipazione ai trofei. Attraverso quali canali avete diffuso le informazioni su questo tipo di iniziativa? Allora, fondamentale è stata la collaborazione di Malossi e ovviamente anche del Motoclub Agropoli, il quale ha consentito l'organizzazione attraverso il conferimento di uomini e mezzi. I prossimi appuntamenti e lo sviluppo di questo progetto? Il prossimo appuntamento è per il 10 luglio a Sarno in occasione della terza prova del Trofeo Sud Malossi. Lo schieramento di partenza della GT80 è capeggiato da Chianese, che si è messo dietro Francesco Pellegrino, il favorito. Seguono in prima fila Bianculli e l'altro pellegrino, Simone, oggi decisamente in forma e a sua volta tallonato da Gammino. Allo start Francesco Pellegrino, che cerca di prendere vantaggio e durante il primo giro già battaglia. Chianese, Simone Pellegrino e Costabile, partito quinto, non gli danno tregua. Nelle tornate successive il gruppetto di testa è definito, Chianese, Costabile e Francesco Pellegrino dettano il passo, con un Gammino che insegue. Fra i primi la lotta appare sempre aperta, ma questo non incide negativamente sul passo dei leader, che continuano a viaggiare compatti, distanziando gli inseguitori. Gammino e Francesco Pellegrino si contendono la seconda piazza, ma nessuno dei due sembra in grado di andare a prendere un Chianese contro il quale c'è davvero poco da fare. Simone Pellegrino non colma in vantaggio di Chianese, che taglia per primo il traguardo, ma riesce a chiudere nella piazza d'onore, sopravanzando di una lunghezza Gammino e il fratello Francesco, che finisce quarto. Nella seconda finale Francesco Pellegrino torna a esibirsi in un'ottima partenza, però alla prima curva perde posizioni. Gli basta comunque il primo giro per ricucire lo strappo e in vista del traguardo svernicia Bianculli, numero 77, mentre Gammino e Simone Pellegrino non mollano. Chianese prova ad attaccare, anche Bianculli continua a farsi vedere, ma intanto emerge Simone Pellegrino, che già al terzo giro è alle costole del fratello, sempre in testa. Poi però la situazione cambia, Francesco Pellegrino perde posizioni ed è costretto a centroclassifica, mentre Simone Pellegrino è al comando e controlla Chianese e Gammino. Nelle ultime tornate Simone Pellegrino è ormai al sicuro e Gammino si è avvantaggiato degli errori di Chianese. È esattamente in quest'ordine che taglieranno il traguardo, staccando di molto Chianese e Francesco Pellegrino, che così manca il podio. Pellegrino vince la GP80 sul bagnato. Sì, andavo molto bene, mi piace le gare sul bagnato e mi diverto sempre.